c'è ancora un gruppo di amici che non si arrendono mai. Buon pomeriggio e bentornati a un nuovo appuntamento in diretta con cittadini amministratori. Oggi una puntata dedicata alla sanità, in particolar modo a un'eccellenza del nostro paese, mi riferisco alla Fondazione IRCCS Santa Lucia di Roma. Abbiamo invitato tre ospiti per parlare di tutto ciò che avviene all'interno di questa importante struttura riabilitativa, siamo in attesa. Nel frattempo, dottor Mastro Rosato, come al solito interrogo lei, perché stamattina mentre veniva al lavoro, sentendo la radio, ho capito che la campagna elettorale in questi giorni si è spostata su un argomento che è la legalizzazione della cannabis. Abbiamo la Raggi e Giachetti che sono favorevoli e Meloni e Marchini che hanno detto assolutamente no. Ecco, secondo lei questo può essere un argomento portante per la campagna elettorale? Non riguarderebbe più al governo questo argomento che al sindaco di Roma? Ma infatti il problema è di natura nazionale, di decisione del Parlamento, che poi chi fa politica voglia esprimere un'opinione riguardo a un aspetto della vita che ci riguarda, per carità, però non può essere elemento discriminante della campagna elettorale, perché a me piacerebbe sentire come abbiamo tentato noi in questi giorni e come cercheremo anche nelle settimane a venire di parlare dei problemi di Roma e di capire qual è la posizione dei singoli candidati sindaci e dei singoli candidati al Consiglio Comunale, cosa pensano degli asili nido, cosa pensano delle buche di Roma, come pensano di dare una risposta al decoro della città e così via dicendo. E noi ci stiamo sforzando in questo senso. Andare ad affrontare un argomento di questo genere, per l'importanza che riveste, per la difficoltà che comporta, perché io invidio chi riguardo a questioni di questo tipo ha idee così chiare e definite. Io non ce l'ho, pure essendo oramai, come dire, con molti capelli bianchi in testa, non ho un'idea così certa da poter dire la soluzione migliore sarebbe questa, sì o no. Insomma, che i candidati sindaci ci dicano che cosa lo vogliono fare, per esempio, per i problemi correlati a questo tipo di fenomeno, nei confronti di quanto avviene in alcune zone della nostra città, in alcune periferie in particolare, per cercare di riguadagnare questi ragazzi, questa situazione di vivibilità, con quelli che sono gli strumenti normativi, legislativi e finanziari che c'è a disposizione un'amministrazione comunale. Il resto diventa soltanto una maniera molto speciosa per chi è a favore e per chi è contro di guadagnare un consenso facile su questo, insomma. Lei non trova che sia anche un po' diseducativo dare un sì secco, come anche un no secco, certo, però in questo caso mi sento di dire più sul sì per i ragazzi giovani, insomma adolescenti, che lo sappiamo all'età è quella in cui si approccia alle prime droghe. Avere anche una figura importante a livello politico che dice sì, io sono favorevole, io credo che non faccia sì, ma anche, bene, ma anche, no? Anche per chi dice no, perché bisogna vedere quali sono le argomentazioni che ci stanno dietro, e siccome le argomentazioni che ci stanno dietro sono soltanto la ricerca di un facile consenso per guadagnare appunto il voto di un settore dell'elettorato, insomma. E poi nel frattempo, mentre si parla di questo, non si dice quali sono le soluzioni che, ripeto, che attengono alla responsabilità di chi fa il sindaco, di chi fa il consigliere comunale. Su quelle a me piacerebbe sentire molto di più, perché su quelle che poi misureremo se sono state raccontate nel corso della campagna elettorale, nei programmi, tante bugie, o se invece c'è lo sforzo reale di risolvere quelle questioni che appartengono alla responsabilità dei sindaci, alla responsabilità delle assemblee municipali e così via. Che ne hanno, appunto, tante, che ce ne hanno, come c'è il lavoro, come voler organizzare la città e tutto il resto, insomma. Ecco, per esempio sulla sanità, poi aspettiamo gli ospiti del Santa Lucia, ma che ho il piacere di poter dire alcune cose quando ci saranno loro, insomma. Assistere che per esempio una grande struttura a livello mondiale, a livello addirittura planetario potremmo dire, perché molte
delle strumentazioni che vengono studiate a Santa Lucia stanno addirittura nell'orbita dei missili della NASA e poi magari le istituzioni pubbliche non rispondono adeguatamente rispetto a quelle che sono le leggi, rispetto a quelli che sono i finanziamenti, a quelle che sono le giuste aspettative di strutture come Santa Lucia, ecco, io mi preoccuperei molto più di Io questo. trovo che al Santa Lucia succede una cosa strana, poi lo vediamo, abbiamo preparato anche un filmato. Quando vanno le autorità a visitare questa splendida struttura, rimangono tutti impressionati, Tutti ne emozionati, parlano perché bene, la realtà che si vive anche dentro quella struttura è una realtà veramente che lascia con il cuore a volte pietrificato per le cose che vediamo, e si prendono grandi impegni. Poi escono da lì e sembra che si dimenticano. Comunque, aspettiamo gli ospiti per ma anche questo, parlarne. guarda, poi prendiamo Sì. subito le telefonate. E io non mi meraviglio di quello che dice il Presidente della Repubblica, perché nella clip mi pare c'è Sì, però io non anche. mi riferisco a lui, abbiamo Ecco, anche la Lorenzin, no? appunto. Ministro Allora, della le Sanità. risposte invece me le aspetto molto di più di chi ha la responsabilità del governo della cosa pubblica da questo punto di vista, quindi il Ministro della Salute, il Presidente della Giunta regionale, la Commissione Salute della Regione Lazio. Cioè, bene, se a ciascuno diamo i rispettivi compiti e su questi li chiamiamo a reiterazione, la resa dei conti, è molto più intelligente che andare a parlare delle cose che riguardano altri livelli, dove per carità è giusto parlarne, ma appunto quando c'è il confronto a quei livelli. Ascoltiamo subito un cittadino, pronto? Pronto, buongiorno. A Buongiorno. lei, prego. Senta, qui la televisione non si può proprio più sentire, guardi, né televisione, né di nessun genere, perché qui ci sta venendo la depressione, ci stiamo ammalando tutti. Ma adesso con tutti i problemi che c'ha la città, ma si può permettere il signoraggio e la signora, come che si chiama, di stare preoccupata della cannabis? Ma è questo il problema della città? Ma la città ha bisogno di ben altro, ma non le sentite le telefonate della gente che c'ha i sfratti, i mariti che non lavorano, che fanno la fame, la delinquenza per la strada, la prostituzione? Qui, non, qui è diventata una guerra. Ma si rendono conto questi a che livello di bassezza è la città? E Giachetti se sta a pensare a cannabis, ma che se la fumasse lui, che se levasse da torno, perché non è possibile. L'ho sentita una trasmissione televisiva importante l'altra domenica, che lui è preoccupato per i detenuti, perché i detenuti devono essere integrati, ma i ragazzi laureati per bene, che hanno studiato una vita e non lavorano, ma che fa per quelli? Ma per le madri di famiglia, per i ragazzini che crescono e non sanno dove devono andare a sbattere la testa, ma che fa per questi? Parla delle zoccole, dei ladri, dei delinquenti. Signora, guardi, è quello che poi, Calma. in Sì, termini un po' sì. focosi, però è quello che, il concetto è quello che abbiamo ribadito anche noi fino ad ora, no? Che Roma ha tanti problemi, insomma i candidati sindaci parlano della cannabis, ma comunque Sì, poi ma ognuno è libero di fare ciò che ripeto, vuole, però tutta questa importanza non c'è da dare a non c'è, questo problema, no? cioè A livello di l'importanza c'è, Roma. ma non è questo il tema sul quale si andrà a votare nei prossimi giorni, insomma, no? Quindi, anche perché chi è a favore e chi è contro, non è che nell'aula di Giulio Cesare, quindi nell'aula del Campidoglio, del Consiglio Comunale, Si si voti potrà per. decidere una cosa di questo genere. Si può fare qualche mozione di auspicio pro e contro che non conta nulla, no? E quindi ecco, l'invito è quello di parlare, ma non per essere minimalisti, siccome i problemi di Roma sono tanti, parliamo di quelli. E poi magari finito questo giro, in attesa che arrivano gli ospiti, l'invito è quello che quando avremo gli ospiti parleremo della Santa Lucia e delle magnifiche e straordinarie iniziative che stanno all'interno di questa eccellenza cittadina, insomma. Pronto? È in onda, prego. Pronto, buonasera, buonasera Buonasera. dottor Mastrosal, Buonasera a lei. buonasera gentile signora. Allora, io a proposito dei problemi di Roma, dottor Mastrosal, ho sentito qualcuno che ha fatto una proposta a proposito dell'ADAC. Dice, ma noi, perché qualcuno ha fatto presente il fatto che l'80%, cioè anche l'80% nelle ore di punta, non pagano il biglietto. Allora, qualcuno ha detto facciamo salire i passeggeri davanti e l'autista gli fa il biglietto e gli fa entrare, che senza biglietto non entra. Allora io gli dico una cosa, dottor Mastrosal, perché tante volte
prima di aprire bocca bisognerebbe mettere in collegamento la bocca col cervello, perché quando un autista in una fermata si trova 10-15 persone che debbono pagare il biglietto, chi con 10 euro, chi non c'ha spicci, deve dare essere, per fare 20 biglietti, 10 biglietti, l'autista perde un quarto d'ora. Quindi quando passa, quando riparte quel povero, come fa? Quindi quando si dicono queste cose, dottor Massone, bisognerebbe appunto, come ho detto, mettere in collegamento il cervello con la bocca. E poi una cosa, sono curioso di sentire il suo pensiero su un fatto, non so se lei lo può esprimere o no. Allora, un pensionato al minimo in Italia va avanti, prende 500 euro al mese. Allora, un extracomunitario che non ha mai lavorato, non ha mai pagato le tasse, eccetera, eccetera, costa 700 euro al mese, quasi 900 euro al mese. Allora io mi domando, innanzitutto, se lei la ritiene giusta questa cifra. Vorrei sentire il suo pensiero, se lo può esprimere. Come perché no, certo. Non so se lo come può no, fare o no. Non c'è mica, E per quale motivo allora, dato che siamo costretti da una parte a prendere, non anziché costare 900-800 lire al mese, euro al mese, portare anche 500 euro come prendono i pensionati più chiarissimo, poveri. Chiarissimo. Ecco, se lei cortesemente può. Del resto siamo in attesa dei dirigenti del Santa Lucia, dei medici del Santa Lucia, perché ci hanno fatto sapere adesso che hanno capito purtroppo che la trasmissione cominciava alle 2:30, quindi stanno in arrivo da un momento all'altro. C'è stato questo qui pro quo nella definizione dell'orario. Nel frattempo ascoltiamo un altro cittadino, poi lascio la parola a lei. Prego. Per rispondere. Pronto? È in linea, prego. Buongiorno Mastro Rosato. Buongiorno Paolo. Paolo, buongiorno. Ciao, buona giornata. Volevo ringraziare Catarci, anche se non è in sede, per avere dichiarato, perché siccome Salvini alla Montagnola ha fatto un po' di casino e ha detto che la gente e il territorio, noi abbiamo molti anticorpi, come ha detto lui, leggevo il giornale, e veramente lo devo ringraziare per quello che ha fatto, perché non abbiamo bisogno di questo personaggio che si sta dimostrando veramente una nullità. Questa è una dichiarazione mia. Adesso dice che Berlusconi ha fatto molte cose. Ha fatto molte cose, ieri era contro. Ma che soggetto è questa persona? Questo è un pericolo peggio dell'ISIS. Vabbè, non esageriamo. Va bene, bravo, dai. Ciao, buon lavoro. Grazie. Grazie. Abbiamo un'altra. Sì, pronto? Pronto, l'ascoltiamo, pronto? Prego. Pronto? Buon pomeriggio. Prego. Pronto? La sentiamo. Pronto? Buongiorno, dottor Mastro Rosato, finalmente. Prego. Buongiorno alla nostra dottoressa. Grazie. È parecchio che non vedevo la vostra trasmissione, però adesso ho avuto la possibilità di rivederla e mi riferivo alla prima telefonata di quella signora, giustamente, che si arrabbiava a tutto andare. Io abito in periferia, non posso dirle che cosa proviamo con i mezzi pubblici, con la mondezza, con tante cose. Allora io dico, giustamente quella signora poverina dice, io a chi devo votare, venissero a vedere i nostri candidati in periferia come si vive. Però io gli dico una cosa, ho 66 anni, sono contento per una cosa, perché dal 2000 non vado più a votare, né politiche, né amministrative, né niente. La figlia l'ho sistemata, il figlio l'ho sistemata, mia moglie giustamente ha un piccolo tumore, deve aspettare fino a 67 anni. E a chi devo votare io? Sto in pensione, prendo la mia pensione di 1000 euro al mese che mi sono guadagnato in 40 anni e sono tranquillo, tanto le tasse arrivano, le dobbiamo pagare. Ma chi me lo fa più arrabbiare, signor Mastro Rosato? Ha capito qual è il problema? Io mi ricordo il dottor Selli quando diceva, no, non pensate così, dovete andare a votare, è un dovere. Ma come si fa? Io sto a casa tutto il giorno alla televisione, uno scandalo, senti qua, senti là, non se ne può più.
Grazie, signor Mastro Rosato. Signorina, tanti e tanti auguri a lei e a tutta la tua trasmissione. Grazie molto. Grazie mille. Allora, vediamo di rispondere e poi ecco, però la preghiera che quando avremo gli ospiti andremo subito sull'argomento Santa Lucia, anche perché dovremo riguadagnare la mezz'ora che così abbiamo, non dico perso, insomma abbiamo parlato d'altro, tenendo conto che l'intenzione era oggi invece quella di puntare tutto molto su far conoscere sempre di più questa magnifica struttura della Santa Lucia. Quindi purtroppo c'è stato questo equivoco sull'orario. E sul nel nostro amico che chiama spesso tra l'altro dice ma è giusto pagare una pensione minima così? No, non è giusto. Secondo me però il problema è chiaramente esprimo una mia opinione con tutte le riserve che questo comporta. Io più che farmi quel tipo di domanda che si è fatto lui, mi farei la domanda dove nasce la sperequazione nel nostro paese, cioè dove nascono le differenze di trattamento in questo nostro paese e capire dov'è il male, dov'è il cancro che avvelena questo nostro sistema di Stato sociale, no? Perché vedete, andarsela a prendere sempre con quella parte che appare più debole, perché anche qui quando si dice ma costoro prendono tanti soldi in più, cioè intanto non è che li prendono loro, ma li prendono in genere le organizzazioni. Sbagliato il paragone, forse il paragone. Poi abbiamo visto anche magari questi soldi che chi li prendeva e per informazione chiedere a Buzzi e Carminati da questo punto di vista. Ma ripeto, il discorso secondo me è dove nasce la sperequazione, perché l'abbiamo detto in più di una trasmissione ultimamente, quando alcune indagini giornalistiche di grandissimo livello ci fanno vedere e toccare con mano quello che tutti noi sospettiamo e in qualche maniera sappiamo, e cioè che ci sono decine e decine di miliardi del nostro paese che non vengono pagati nelle tasse perché qualcuno pensa bene di portarli fuori da qui e quindi rendendo sempre più povero il nostro sistema di welfare, allora forse è lì il nemico, no? Perché quando sentiamo per esempio il Presidente del Consiglio che ci dice che in questo paese ha fatto più marchionne che i sindacati, e io riconosco che probabilmente l'amministratore delegato di Fiat ha fatto molto dal punto di vista del rilancio dell'attività automobilistica italiana, no? Non c'è dubbio. Però poi forse il giudizio che dà a Renzi è troppo forte e pende troppo da una parte, nel senso che dovrebbe anche dire che però poi quell'amministratore delegato con tutti i benefici che gli vengono da quello straordinario lavoro che fa, le tasse non le paga in Italia, le paga in Svizzera. E allora forse dovremmo andare a capire dove volano via questi soldi. Lo dicevamo poco prima della trasmissione parlando proprio in redazione. E quando in questo paese, lo abbiamo detto mille volte, l'ha detto poi in maniera certamente più autorevole di noi il Presidente della Repubblica, c'è un'evasione di 150 miliardi di euro, quindi parliamo di circa 300 mila miliardi di vecchie lire, e poi altrettanti miliardi di lire, quindi altrettanti 150 miliardi di euro, appartengono ai movimenti della Camorra, della 'Ndrangheta, della Sacra Corona Unita e via dicendo, e forse ecco, dovremmo indignarci molto su questo tipo di sperequazioni, perché se solo riuscissimo a ridurre percentualmente questa portata di un fenomeno di questo genere, cioè se l'evasione in Italia fosse quella fisiologica che c'è in altri paesi, col fisiologica non voglio dire che sia giusta, ma dico, sta dentro quelle percentuali, noi saremmo un paese ricco e benestante. Però lei sa che io come la penso, no? La penso come lei, però penso anche che la gente giustamente fa questi paragoni perché viene mal informata, perché noi accendiamo la televisione, sfogliamo i quotidiani e leggiamo sempre immigrati, non leggiamo mai quello che lei ha raccontato, perché non leggiamo mai, noi l'abbiamo già fatto questo discorso, perché certo. I principali proprietari delle televisioni o dei giornali sono proprio coloro che evadono. Che cercano di non dare la giusta informazione, il conflitto di interessi. Quindi poi è normale che noi sentiamo queste telefonate, non c'è dubbio. Ma certo, io no, non è che con questo voglio dire me la prendo con i cittadini che fanno questo tipo di osservazioni, per carità di Dio. Poi soprattutto in democrazia una cosa di questo genere non me la sognerei mai di dire. Dico che però ecco, cerchiamo di fare uno sforzo per capire veramente dove è il nemico. E il nemico non,
è quello che abbiamo raccontato adesso, perché ripeto, immaginate se che ne so, ci fosse solo il 20% di evasione dei 150 miliardi, significherebbe che avremmo quattro finanziarie ben rodate che potrebbero dare chissà quanto a quei pensionati, al sistema sanitario, al sistema scolastico e così via. Poi all'interno di questo ci stanno ulteriori sperequazioni, l'abbiamo raccontato anche ieri, no? Quando parliamo dell'ISE e di quei provvedimenti che vengono presi, e allora qui in qualche maniera la risposta va a quell'altro cittadino quando diceva cioè, io non vado più a votare, non andare più a votare perché ha detto cioè, in fondo io i figli l'ho sistemati, c'ho una pensione che non è che mi fa campata gran signore, però insomma mi consente di andare avanti quotidianamente, quindi mi sono stancato di tutto questo malessere e di tutte queste malversazioni che aprendo il televisore o leggendo la stampa sono costretto quotidianamente a dover registrare. E io dico che però commette un errore nei confronti di quei suoi figli che lui è riuscito a sistemare, magari anche di quei nipoti, no? Perché non tentare di cambiare il sistema, e qui siamo a quello che ci si diceva sempre Ivano, dobbiamo colpire il sistema, colpendo quello forse riusciremo a migliorare il nostro paese. Nel frattempo credo che siano in arrivo i nostri ospiti, infatti vedo il dottor Salvia che è il direttore sanitario del Santa Lucia. Vi facciamo accomodare, prendiamo sì, la telefonata. Nel frattempo ci spostiamo un attimo. Pronto? Di postazione, è il bello della diretta. Sì, prego. Prego. Io conoscendo personalmente direttamente di Santa Lucia, so che è una bellissima struttura sia per quanto riguarda quelli che la dirigono che quelli che lavorano là dentro, sono delle persone adeguate perché sono molto umane eccetera, e io non capisco come mai questi personaggi politici che parlano così tanto di dover stringere noi la cinghia, noi cittadini che facciamo noi l'evasione fiscale, quando l'evasione fiscale sono quelle più grosse fatte dall'alto, cioè da loro e da tutti quelli benestanti. Non capisco perché dobbiamo essere sempre noi cittadini a pagarne le conseguenze. Io dico che il Santa Lucia dovrebbe e deve essere il fiore all'occhiello, perché l'Italia avanza di una cosa così meravigliosa ed è un vero peccato se dovesse non funzionare come dovrebbe. No, però per la verità non è Santa Lucia signora che non funziona come dovrebbe. E questo mi ha fatto un assist la signora, sul quale non voglio coinvolgere gli ospiti che sono appena arrivati, presentiamo hanno prima un'altra funzione. Che è quella appunto sanitaria. Il problema è di capire quanto le istituzioni pubbliche, e per non dirla con tanti giri di parole, in maniera particolare la Regione Lazio, sia attenta a quelle che sono invece le giuste rivendicazioni di Santa Lucia, che noi speriamo vada a buon fine. Quindi col direttore generale Amadio, che ringraziamo ancora per la disponibilità che ci dà sempre ogni volta che affrontiamo questo tipo di problema, ci siamo dati appuntamento a problemi risolti, speriamo che sia così, no? Nel frattempo li presentiamo il direttore sanitario della struttura del Santa Lucia di Roma, che è il dottor Antonino Salvia, la dottoressa Roberta Nicchiarico, che è la responsabile del laboratorio di tecnologie e metodologie formative per l'assistenza alla disabilità, e la dottoressa Laura Serra, ricercatore del laboratorio di neuroimmagini funzionali. Ho detto termini un pochino complicati per noi comuni, comunque durante la trasmissione avremo il modo di spiegare bene quali sono le vostre funzioni. Però prima di iniziare con il dibattito, noi abbiamo preparato un piccolo video per far capire anche ai nostri telespettatori cosa avviene all'interno della Fondazione Santa Lucia. Prego la regia di mandarlo in onda. Un moderno ospedale organizzato in 6 divisioni e distribuito in un edificio di 6 piani con 320 posti letto, tutti dedicati alla rieducazione funzionale. Grande attenzione è stata posta ai requisiti di qualità alberghiera e più in generale all'umanizzazione dell'accoglienza ospedaliera. Altamente rilevanti sono le sezioni dedicate alla cura delle specifiche patologie di post-coma, mielolesioni, sclerosi multipla,
morbo di Parkinson, amputazioni, traumi cranici, morbo di Alzheimer. Con il trascorrere degli anni, l'ospedale ha perfezionato il servizio di ricovero e assistenza ambulatoriale per tutti quei pazienti affetti da lesioni invalidanti sia del sistema nervoso che dell'apparato mio-osteo-articolare, divenendo così un sicuro polo di riferimento nazionale nel campo della neuroriabilitazione. La Fondazione non esercita la sola attività ospedaliera, ma è inoltre un centro significativo per la didattica e la formazione del personale. Ogni piano ospita nei suoi 5.000 metri quadrati 53 posti di degenza ad altissimo livello tecnologico in stanze di 46 metri quadrati a due letti con bagno. Gli ambienti sono stati realizzati in fase esecutiva attraverso la collaborazione di soggetti disabili, pazienti e associazioni di volontariato che operano nell'istituto con verifiche e collaudi delle proposte progettuali. È in quest'atmosfera che si instaura un facile rapporto umano tra paziente e personale medico, in grado di fornire così una qualificata assistenza con competenza e professionalità. Altro gioiello e punta di diamante del Santa Lucia è la piscina per l'idroterapia. Una grande vasca climatizzata e integrata da molteplici servizi accoglie i pazienti per il lavoro quotidiano. Un sollevatore collocato ai bordi della struttura rende possibile e facilita l'immersione di pazienti con gravi deficit motori. Su di un lato della piscina, una grande vetrata sommersa permette ai terapisti e al personale medico di osservare il movimento dei pazienti sotto l'acqua. Con pazienza e professionalità si persegue lo scopo di restituire ai disabili il possesso parziale o totale delle capacità funzionali lese. L'attività sportiva per i disabili, dunque, come filosofia vincente del Santa Lucia. Oltre lo sport, la riabilitazione e la didattica, il Santa Lucia svolge un'intensa attività di ricerca dedicando già dagli inizi degli anni Ottanta una parte del proprio bilancio al finanziamento di progetti finalizzati in particolare allo studio delle neurolesioni. Scienziati italiani e non, tutti di estrazione universitaria, partecipano a questa qualificante realtà. Nei laboratori di ricerca è operante nel corso di tutta la sperimentazione un comitato etico a garanzia e tutela dell'utente. I risultati di queste ricerche sono costante oggetto di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Numerosi e avveniristici esperimenti si svolgono in ambienti tecnologicamente avanzati, grazie anche al finanziamento istituzionale del Ministero della Salute e attraverso collaborazioni sviluppate negli anni con enti di ricerca nazionali ed esteri. È anche grazie alla realtà del Santa Lucia e dei suoi ricercatori se negli ultimi anni si sono compiuti passi enormi nel campo delle scienze neurologiche. Nuove sfide attendono ora la Fondazione Santa Lucia, sempre per essere in linea agli intenti dichiarati che struttura e prestazioni rispondano sempre alle esigenze dei cittadini, oltre che all'umanizzazione e alla personalizzazione dell'assistenza per il rispetto della vita e con la forte volontà di migliorarne la qualità. Allora, questo era un po' per rendere l'idea di cosa avviene, che cos'è la Fondazione Santa Lucia, però lei voleva precisare una cosa, voleva tranquillizzare tutti i nostri telespettatori, giusto? Prego, dottor Salvia. Assolutamente, intanto buongiorno a tutti, prendo appunto spunto dalla telefonata dell'ultima ascoltatrice per confermare a chiunque sia in questo momento in ascolto e anche ai nostri politici che la Fondazione Santa Lucia è pienamente operativa, visto che il servizio parlava di raggiungimento degli obiettivi. Gli obiettivi di ricerca, assistenza e didattica sono assolutamente attualmente nella loro piena funzionalità e quindi i nostri reparti tendono a ovviamente curare i pazienti che, come ben sapete, necessitano sul territorio nazionale di un'attenta
capacità professionale come quella appunto che gli oltre 1000 lavoratori del Santa Lucia riescono a fornire. E anche qui l'ultimo spunto, consentitemelo, proprio perché si parla di obiettivi, il prossimo 14 maggio la nostra squadra di basket in carrozzina giocherà presso il Santa Lucia alle 17, quindi faccio un po' di pubblicità. Chiunque volesse partecipare a questa bellissima iniziativa è invitato presso la palestra del Santa Lucia, ripeto, il 14 maggio alle 17. Grazie. Tutti gli anni ci siamo e la mandiamo in onda. No? Assolutamente. Renderemo partecipe anche il nostro pubblico. Pronto? Abbiamo due telefonate in attesa. Caduta la linea, passiamo all'altra. Pronto? È in linea, prego. Pronto? Ci sente? Pronto, sono io? Sì, prego, può parlare. Ah, ok, mi ha detto che ero il secondo. Grazie. Buonasera, Mastro Rosario. Buonasera a tutti, tutti i componenti del gruppo. Sono in zona Roma. Io purtroppo entro solo per chiarire una piccola cosa che ho sentito prima, che hai inneggiato a Marchionne. È vero, ha fatto forse un qualcosa che altri non hanno fatto. Ma non è anche giusto che si prendano lo stipendio di 2000 operai. Perché il signor Marchionne, e lui che mi vengono a dire una società privata e fa come gli pare, i suoi manager, quello che gli pare, sono sempre soldi nostri. Perché la Fiat si è fatta grande, con i soldi nostri. Forse qualcuno non sa la storia di Valletta, i vecchi Agnelli e compagni. Sono soldi, sempre soldi nostri. È diventata grande esclusivamente con i soldi nostri. E questo si permette nel lusso di dare uno stipendio a un manager di 2000 dipendenti. È una cosa assurda. Veramente assurda, che non capisco come mai ancora. Io credo di aver detto questo, e l'invito è che pagasse le tasse in Italia. Quindi questa era comunque soltanto, torniamo alla Fondazione Santa Lucia. E infatti l'altro invito era quello che riguadagniamo la mezz'ora perduta ritornando a Santa Lucia. Prego. Inizio con le signore, con le dottoresse. Prima ho letto la dottoressa Roberta Annicchiario, che è responsabile del laboratorio di tecnologie e metodologie formative per l'assistenza alla disabilità. Durante la... il filmato lei mi diceva che è geriatra, sì. Ci vuole spiegare cosa fa lei all'interno del Santa Lucia? Allora, il titolo del laboratorio è un titolone complesso, poi in realtà il lavoro che noi svolgiamo è un lavoro abbastanza semplice che si sposa nell'obiettivo principale della fondazione, cioè lavoriamo per la riabilitazione del paziente, paziente disabile, in particolare gli anziani, utilizzando che cosa? Utilizzando la nostra conoscenza medica e però associando a questa tutto l'utilizzo delle tecnologie. Siamo ormai in un millennio avanzatissimo, abbiamo la tecnologia per fare qualsiasi cosa, perché non utilizzare tutti i dispositivi che abbiamo a disposizione per fare riabilitazione? Quindi poi, in poche parole, usiamo la tecnologia che utilizziamo tutti i giorni applicata anche all'ambito medico, in particolare riabilitativo. Facciamo un esempio, cioè una persona che si trova immobilizzata, che non muove le mani, i piedi, quindi tutti gli arti, come può riuscire a comunicare con noi attraverso questa tecnologia? Ma abbiamo tantissimi ausili, in particolare, dicevo, io in particolare mi occupo degli anziani, ma ci sono, in questo caso l'esempio che lei mi porta è un esempio un pochino più tagliato, diciamo, su alcune patologie neurologiche. Ci sono tanti colleghi che collaborano con noi in fondazione, alcuni laboratori dedicati, ma ad esempio le posso dire che esistono dei sistemi che attraverso un puntatore oculare permettono per esempio a un paziente completamente immobilizzato di comunicare, non dico di parlare, ma di comunicare, e quindi di esprimere quali sono i suoi bisogni, le sue esigenze. Da questo poi a tecnologie come dire, di più uso comune, a sensori di vario genere che possono permetterci di far scattare degli allarmi, diverse opportunità, diciamo. Dice la dottoressa Laura Serra, una ricercatrice del laboratorio Neuroimmagini Funzionali. Cosa intendiamo per neuroimmagini funzionali? Allora, le neuroimmagini funzionali sono delle tecniche non invasive che consentono di avere una visualizzazione in vivo del funzionamento della struttura cerebrale. Nel nostro laboratorio applichiamo queste tecniche avanzate, di tecnologia quindi parecchio avanzata, a patologie di tipo neurologico, per andare a studiare le caratteristiche del cervello e le modificazioni di questo a seguito di varie condizioni patologiche.
facciamo questo utilizzando sia la risonanza di tipo funzionale che la risonanza di tipo strutturale. Il paziente viene da noi, viene inserito all'interno di un percorso e all'interno di questo percorso a un certo punto verranno eseguite delle misurazioni, ripetute a volte anche nel tempo, e su queste misurazioni del cervello noi riusciamo a fare dei modelli predittivi, ad esempio su determinate malattie progressive, come ad esempio la malattia di Alzheimer. Siamo in grado, attraverso appunto lo studio delle immagini funzionali, di fare delle previsioni, ovviamente non sul singolo soggetto, ma su gruppi di malati, sul rischio di avere una certa percentuale di probabilità di avere quel tipo di malattia piuttosto che non. Tutto questo grazie alla ricerca. Tutto questo grazie assolutamente alla ricerca. Io volevo chiedere al dottor Sardi una cosa, perché noi abbiamo pubblicato anche sulla nostra rivista, che ha ripreso le sue pubblicazioni, e alcune delle attività del Santa Lucia. Questa che ho sotto mano parla della riabilitazione infantile riguardo a tutti gli aspetti della logopedia e così via. Poi ce n'è un altro di articolo, invece, come il cervello scopre gli errori. Poi ancora andando avanti, scoprendo su internet, oggi ci consente di andare a conoscere tutto e di più, che c'è stato allo studio un particolare letto, si chiama le cadute con letti sensorizzati. Ecco, cioè spaziamo da come fa funzionare il cervello laddove ci siano dei problemi, a come riabilitare un bambino, a come stare attenti che una persona, un paziente che abbia problemi di movimento eccetera non possa cadere a letto. Beh, quello ovviamente è un po' la caratteristica della Fondazione Santa Lucia. Se pensiamo all'essere umano, l'essere umano è fatto di una serie di organi, dal più nobile che può essere appunto il cervello con il quale pensiamo, al cuore che ci consente appunto di vivere, ai muscoli che ci consentono di camminare, quindi inevitabilmente una persona quando va studiata può essere studiata sotto diversi aspetti. Il discorso del letto sensorizzato, e qui la dottoressa Nicchiari, che è insieme a me appunto corresponsabile di un progetto di ricerca che abbiamo realizzato grazie anche alla Fondazione Roma, che ci ha finanziato una parte del costo, è legato fondamentalmente a tentare di affrontare la grossa problematica delle cadute dei pazienti e più in generale della caduta degli anziani, perché sappiamo tutti quanti, per esperienza più o meno diretta, che ad una certa età non abbiamo una grossa elasticità, e quindi tendiamo anche a perdere più facilmente l'equilibrio. Cosa hai guardato a me? No, guardo tutti quanti noi, perché siamo quasi coetanei, per cui da questo punto di vista possiamo immaginare, anche tenendo conto di alcune informazioni che ci vengono dalla letteratura internazionale, da ultimo il rapporto che ha fatto il Ministero della Salute sugli eventi cosiddetti sentinella che si verificano nelle strutture sanitarie, cioè quelle condizioni per le quali è bene prestare una certa attenzione. Basta pensare che appunto le cadute vengono collocate al primo posto in una classifica di eventi sentinella che succede in un ospedale. Se poi consideriamo che la Fondazione Santa Lucia ricovera pazienti che devono essere riabilitati, è anche facilmente intuibile che questa tipologia di pazienti può più facilmente andare incontro a rischio di cadute. E per questo si è pensato, insieme alla dottoressa Nicchiari e ai suoi collaboratori, di realizzare un progetto proprio per identificare delle situazioni che potessero essere utilizzate normalmente, tanto in ospedale ma anche a casa del paziente. E da qui nasce questo progetto di sensori che specificatamente vengono posizionati sul letto piuttosto che sulla carrozzina del paziente, e che attraverso un sistema di wireless ci consente di sapere e individuare dove è caduto il paziente, e quindi prontamente intervenire nella maggiore ipotesi che possa verificarsi questa cosa. Sul letto ma anche su altre strutture? Sulle carrozzine. Anche sulle carrozzine. Sulle carrozzine. Prendiamo le telefonate e poi torniamo un attimo sull'importanza della caduta, dottoressa Nicchiarico. Pronto? Buon pomeriggio a tutti. A lei, prego. Bentornata Sara. Grazie, grazie. Senta, vorrei parlare col dirigente o con qualche dottoressa che è umana. Io so, è più di un anno che aspetto una lista, io sono invalidante, non posso più camminare, cammino con le stampelle, sono giovane, ho 58 anni. Non riesco a trovare una struttura, devo fare abilitazione, devo stare dentro l'acqua,
perché mi devo muovere, perché ho l'anca rotta e gli ortopedici non mi operano perché sto a rischio. Possibile che non c'ho una struttura che mi fa tutte queste cose? Non allora, so quello che devo fare. Guardi signora, ascolti un attimo, tanto ci conosciamo lei anche i nostri riferimenti. La risposta che gli daranno i medici che sono presenti, se lei ci lascia un suo telefono così la possiamo recapitare subito dopo finita la trasmissione. Guardi, ecco, signora... magari, ecco, se ci chiama finita la trasmissione. Sì, tanto però... non è la prima volta che ci chiama, sì, 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 quindi se mi richiama sì, subito anche dopo la trasmissione. Che ha detto che c'è un problema perché anche mangiava troppo però, Sì. Quindi il peso dipendeva anche da quello. Però abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, è in linea, prego. Buonasera a tutti. A lei. Pronto? Prego, prego. Buonasera, io sono la signora di Santa Marinella. Sì, prego signora. Il mio mastro, ho detto, ma sposato, sa tutta la cosa. Parla, sì. Io volevo dire, fare una domanda al dottore. Quando io ho portato, mi hanno fatto portare mia sorella a Santa Marinella, già il secondo giorno gli avevano mandato il cibo ai polmoni e non l'hanno ricoverata subito. Però si era ripresa un pochino, però dopo 3 o 4 giorni io mi sono accorta che mia sorella non aveva il materassino antidecubito e già il piede le stava diventando nero perché lei era caduta, però aveva solamente il femore lesionato, doveva stare 40 giorni lì e invece non c'è stata nemmeno una settimana perché poi è stata portata all'ospedale e è deceduta. Ecco, io vorrei sapere, se, perché loro mi avevano risposto che non avevano i materassini per tutti. E quando sono andata alla superiora mi ha detto, questa è Santa Marinella via Cesare Battisti numero 7, quando mi ha detto, sono andata da lei, mi ha detto che chi voleva il superfluo lo doveva pagare. Quindi io a mia sorella sono andata a comprare il materassino, l'ho tenuto un giorno solo perché il giorno dopo è stata portata all'ospedale, ma può una struttura che risponde in questo modo essere aperta? Ecco, io solo questo, a parte che io adesso sto prendendo i miei passi perché quella struttura per me deve essere chiusa perché gli anziani non c'hanno niente, non c'hanno, faceva un freddo da morire a dicembre e non c'hanno personale, rispondono a me che non avevano. Allora ascolti, ascolti un attimo, noi possiamo chiedere, ascolti un attimo agli ospiti di oggi quale doveva essere La soluzione che è più adeguata per sua sorella. Per quanto riguarda il tipo di situazione che lei ha dovuto registrare, magari lo chiediamo ai consiglieri regionali che ci abbiamo domani, se una struttura di questo genere, sulla base di quello che lei dice, possa essere ancora convenzionata col sistema sanitario. Ma non è una risposta che possiamo chiedere agli ospiti di oggi, ovviamente. L'aspetto tecnico, di che cosa poteva aver bisogno un paziente di quel genere, sicuramente sono sì, in grado di dare. L'importanza anche dei materassini antidecubiti, questo gli rispondiamo subito dopo la prossima telefonata. Pronto? Prego, è in linea. Pronto? Sì, buon pomeriggio. Pronto, buonasera. A lei, prego. Dottor Mastro Rosario, io ho chiamato prima. Prego, prego. Questa mia telefonata di adesso è soltanto per... E un caro saluto ai dirigenti del Santa Lucia, alla loro bravura e per tutte e ringraziamento per tutto quello che fanno per noi. Di nuovo tante, tante grazie. Grazie, a lei. Grazie a lei. Grazie, grazie a lei. Abbiamo altre telefonate, però proviamo a rispondere a un po' di domande. Andiamo con ordine. Partiamo dai materassini antidecubito e la loro importanza. Chi preferisce rispondere, prego. Rispondo io al direttore, uguale. Roberto, e poi oltre a Senichiari, che poi io do una mia sì. interpretazione allora, anche sul resto. Innanzitutto, in fondazione, su tutti i letti abbiamo dei materassi che sono atti a prevenire le piaghe da decubito per tutti i pazienti. Poi esistono alcune categorie che sono particolarmente a rischio, per le quali noi mettiamo a disposizione dei materassi ad aria con un sistema che permette di scaricare il peso del corpo costantemente durante le ore della giornata in maniera che non ci sia mai una zona del corpo che mantiene
la pressione, un'elevata pressione per un periodo di tempo molto lungo. Diciamo, questo è il materassino antidecubito. Il materasso antidecubito, naturalmente, il materasso antidecubito è uno dei presidi che serve alla prevenzione delle piaghe da decubito. Poi, naturalmente, ci sono tutta un'altra serie di azioni che devono essere messe in atto, che sono dalla mobilizzazione alla postura corretta, tutta un'altra serie di presidi e di ausili che noi utilizziamo in fondazione normalmente. Per far fronte a questo grave problema che accade spesso nei pazienti allettati. Nei pazienti che arrivano a volte allettati da noi, però devo dire, adesso poi il direttore Salvia sicuramente sarà più preciso di me, però i nostri pazienti diciamo, per definizione fanno riabilitazione, vengono mobilizzati. Il problema per noi è trattare le piaghe da decubito di cui i pazienti sono affetti purtroppo quando arrivano, ma non da voi questo non succede, al massimo vi arrivano già così, arrivano, diciamo. Prego, voleva precisare, dottor Salvia. Sì, no, completo, ma semplicemente per ulteriori informazioni e per in qualche modo provare anche a rispondere alla signora di prima. La lesione da pressione, teniamo bene a mente che può insorgere in chiunque di noi superate le 2 ore di stazionamento in una stessa posizione, perché evidentemente la pressione del nostro corpo supera la pressione dei capillari e quindi in quella zona si verifica un minor afflusso di sangue. Quindi questo noi non ce ne rendiamo conto, ma quando dormiamo potrebbero insorgere anche in noi delle lesioni da pressione. Il nostro organismo evidentemente è molto più intelligente di quello che possiamo pensare e automaticamente ci fa ruotare nel letto, quindi quelle rotazioni che qualcuno può in qualche modo leggere come chissà quali situazioni particolari sono in realtà una difesa del nostro organismo proprio per prevenire queste complicanze. Giustamente c'è la dottoressa Nichiarico, noi mobilizziamo sempre i pazienti perché esattamente per quello che si diceva prima, superato un certo periodo di stazionamento il rischio è elevatissimo. E quindi è importante non soltanto affidarsi al materasso antidecubito, ma avere, e qui la dotazione del personale è assolutamente indispensabile, delle professionisti qualificati che sanno come posizionare il paziente nel corso della giornata. Quindi che se non si gira da sola, se il paziente ogni 2-3 ore non viene in qualche modo posizionato in una, quella che si chiama postura, cioè una posizione diversa, il rischio che possano insorgere queste lesioni è importante. Si parte da un arrossamento per arrivare a sezioni molto più importanti, fino ad arrivare appunto allo scoprimento dell'osso, e questo evidentemente è sempre da evitare, perché in pazienti anziani possiamo immaginare come questa perdita di sostanza, che vuol dire anche perdita di liquidi, può provocare poi anche situazioni gravissime. Esatto. Abbiamo altre 2 telefonate. Pronto? Pronto? Sì, prego. Buonasera a tutti. Buonasera. Io dovrei fare 2 domande. Una mastrorosato dopo, posso mastrorosato? No, siamo qui apposta. Allora, signori, vorrei fare domande al direttore del Santa Lucia e le 2 dottoresse, no? Vorrei dire, io sono stata curata al Santa Lucia, ma sono stata curata molto, molto bene. Ho dato della terapia, che non gli dico, soddisfacente. Poi ho quest'altra domanda che gli voglio fare, che la feci anche quando c'era Ivano Bellettani, ma dove riposa Ivano, io gli dissi, c'era l'altro direttore, e gli dissi, dato che è una struttura internazionale, molto internazionale, e sta sull'Ardeatina, sta vicino al raccordo anulare, perché non aprite, cercate cioè di aprire un pronto soccorso per accelerare diciamo, l'accidentato prima di arrivare all'ospedale, oppure prima che arriva l'elicottero non viene, cioè non lo portano da voi, che ci state molto molto vicino voi ad aprire questo pronto soccorso. Vabbè. Grazie a voi, a Mastro Rosato. Eccolo, prego. Posso? Come sì. No? Se, mi permetta, io voglio replicare solo una cosa, la telefonata che ha fatto Paolo. Ah, sì. Un politico ha diritto di andare certo, dove vuole, certo, sentire certo. Le borgate di quello che sì. Dicono? Sicuramente sì, anche se non c'è simpatico. Anche quando non c'è simpatico ha diritto, non c'è dubbio. Però ritorniamo al Santa Lucia, perché abbiamo tutta la settimana per parlare di questo. Quindi, però certo, ha diritto, ed è la vicenda di ieri è stata una vicenda da non segnalare come un elemento di democrazia del paese, non c'è dubbio.
Va bene, grazie. Pronto? È in onda, prego. Pronto? Sì, la sentiamo, prego. Ah, buonasera. Buonasera. Senta, a lei. Prego. Ah no, perché ho un ritorno. Guardi, deve parlare solo con la cornetta, altrimenti in televisione lo sente con qualche secondo di ritardo. Ah, ok. Volevo fare una domanda al direttore sanitario. Io ho una persona attualmente ricoverata presso il vostro istituto e riconosco che la struttura è assolutamente all'avanguardia ed è dotata di tutte le strumentazioni a supporto dei pazienti con forti disabilità. Quello che però, mi scuserà, ma insomma, ho notato in tutte le volte che vado, una scarsa presenza di medici direttamente ai reparti. Cioè, i medici sono collocati non so dove, per cui reperire un medico per parlarci e sapere magari le condizioni del paziente è difficile. In più c'è un, non so se è fatto apposta, una riservatezza eccessiva da parte degli infermieri a rilasciare informazioni sulla tipologia delle cure che il paziente sta assumendo, trattandosi però di familiari, diciamo che uno vorrebbe anche essere un po' più informato su quello che accade, anche perché nelle forti disabilità, come nel caso purtroppo che ci è toccato a noi, insomma, avere un barlume di speranza o meno risulta magari risolvere una giornata, ecco. La ringrazio. Va bene, grazie. Prego, direttore, rispondiamo a queste ultime due domande. Quella sul pronto soccorso. Allora, quella sul pronto soccorso, purtroppo devo dire alla signora che non saremo in grado di gestire anche un pronto soccorso nelle vicinanze del raccordo anulare, perché evidentemente queste organizzazioni sanitarie prevedono una rete di strutture e quindi anche di competenze che vanno pensate non soltanto in base alla nostra volontà, è una programmazione evidentemente più ampia. Devo dire che oggi per fortuna abbiamo un sistema di allerta 118 che funziona, poi ovvio che bisogna tener conto anche della logistica della città, del fatto che girano milioni di macchine, del fatto che evidentemente ci possono essere dei picchi la giornata in cui gli incidenti capitano e che quindi le macchine e le ambulanze possono essere impegnate per fare diversi servizi. Volevo poi rispondere anche alla seconda nostra ascoltatrice relativamente ai medici. Tenga presente, signora, che al momento lavorano presso la Fondazione Santa Lucia solo nei reparti, quindi nelle 6 unità operative, oltre 65 medici. Quindi puoi immaginare che questo numero di medici, che può sembrare tanto o può sembrare poco a seconda della percezione, deve far fronte a bisogni di salute di 300 pazienti ricoverati e che quindi, tenendo conto che è vero che noi siamo una struttura di riabilitazione, che per definizione in riabilitazione i pazienti devono essere, come si dice tecnicamente, stabilizzati, però come ben sanno le colleghe e quindi anche voi che spesso capitate a Santa Lucia, le condizioni generali dei pazienti non sono spesso così stabilizzate e quindi necessitano di un impegno importante. È ovvio che questi medici devono essere distribuiti nelle varie realtà. Può capitare, questo evidentemente succede in tutte le strutture sanitarie, che nel momento in cui io vado a visitare il mio caro non ci possa essere in quel momento un medico pronto per rispondere alle mie esigenze. Però quello che normalmente facciamo è prevedere dei colloqui periodici con i familiari. Potrà sembrare una soluzione arcaica, però viene appunto esposta una lista dove le persone possono in qualche modo prenotarsi e chiedere di poter colloquiare, ammesso che non sia possibile in quel specifico momento, con i medici del reparto, proprio per chiedere giustamente informazioni. Teniamo però presente che le informazioni sanitarie sono soggette a una legge, che è la legge sulla privacy, tra l'altro è in prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale una norma europea che sarà ancora più stringente rispetto a quella attuale, e questo evidentemente ci giustamente costringe a rispettare le volontà dei pazienti, perché non tutti, ad esempio, desiderano che venga data informazione ai propri congiunti. Quindi salvaguardata i grandi processi di umanizzazione, cioè la riservatezza che è d'obbligo. Ma che fa parte comunque dell'essere medico fin da sempre, quindi per quanto ci riguarda la privacy ha inciso relativamente poco, per non dire nulla. Io volevo chiedere una cosa, la 161 a voi quanto vi ha colpito, se vi ha colpito?
come tutte le grosse organizzazioni, anche la Sant'Antropologia ha inciso, ma questo fa parte, ripeto, di un'organizzazione complessa, quindi ci siamo adeguati anche sotto questo, punto di vista. Pronto? Pronto? Sì, prego. E sta aspettando? No, è in diretta, può parlare. Pronto, buon pomeriggio. Buonasera, volevo rivolgere una domanda al dottor Salvia. Sì. Io ho una ragazza disabile di anni 51, gravissima, cerebropatica autistica. Il 2 aprile fino al 2 aprile camminava, sorretta, ma camminava. Dal 2 aprile non cammina più. Si è bloccata, proprio non cammina più. Ho fatto le lastre a domicilio, non ha niente, analisi non ha niente. Il neurologo ha detto che viene come cerebrale, non ha niente. Ma io dal 2 aprile la ragazza sta sulla sedia a rotelle, non sta più in piedi. Avevo bisogno di un vostro consulto anche a pagamento a domicilio, perché la ragazza non è trasportabile, perché siccome siete un'eccellenza avevo bisogno di questo. Siccome sto spendendo 100 euro al giorno per l'assistenza e non ho nessuno, sono vedova, sono io e lei, avevo bisogno di sapere che cosa è successo a mia figlia. Se mi può dare una risposta gentilmente, se può venire qualcuno a domicilio a pagamento. Guardi, se posso, signora, così tranquillizziamo. Prego. Proviamo a tranquillizzare la signora, perché mi rendo conto che vivere queste realtà pesano moltissimo su ognuno di noi. Quindi ci sentiamo, perché mi sembra anche giusto, proprio per rispettare la privacy di prima, evitare di fare questo discorso per telefono. Mi impegno, come i nostri ascoltatori sanno, i nostri impegni sono sempre rispettati. Se ci lascia il recapito, la chiamo dopo la trasmissione e vediamo come poterla aiutare. Quindi anche la signora, guardi, se ci chiama dopo la trasmissione, ci lascia il telefono, signora, e tutti i dati, che noi passiamo al dottor Salvia. Ci deve chiamare numero, dopo la fine della trasmissione, le risponderò io, insomma, o qualcuno della redazione, ci lascia tutti i suoi recapiti. E noi li passiamo immediatamente al dottor Salvia. Grazie. Pronto? In giornata la richiamo. Pronto in onda, prego. Pronto? Sì, buon pomeriggio. Buonasera. Buonasera Massimo Rosato. Buonasera. Saluto al direttore di Santa Lucia e la dottoressa e la giornalista. Ecco, direttore, io voglio chiedere un consulto da lei. Io stavo al paese e mi venne un ictus 2 anni e mezzo fa, 3 anni. Mi portarono alla Rummo di Benevento. Lì mi trovarono ischemia, lievo ischemia, hanno detto, no? E io mi alzavo, però non potevo, le mani non si potevano più piegare, le dita non si potevano più allargare. Ma che dopo 20 giorni cominciai a acquistare di nuovo un po' la mobilità delle mani e delle braccia. Mi hanno dimesso, io ero di Roma. Sono venuto a Roma e il mio dottore, allora in Santa Lucia era tutto occupato per i pochi posti che ci aveva, e non potevo venire a fare la visitazione, che neanche mi ha dato il dottore mio, va bene? Se non che da allora di adesso mi sono aggravato, cioè praticamente la spia dorsale, la cervicale mi ha colpito la gamba destra. Quando mi faccio la barba mi piego la testa qua vicino dietro dello specchio, metto la mano e poi scendo, muovo le gambe, scendo, però col bastone alla destra e con la mano vicino al muro o la ringhia, cioè mi appoggio, faccio 50 metri, vado a sedere al bar che c'è di rimetto a casa mia, poi dopo che io mi stanco mi alzo e ritorno a casa. Io non so come devo fare, ho avuto la compagna. Va bene, adesso vediamo se la dottoressa può rispondere. Si sente, guardi, se ci ascolta un attimo, adesso vediamo se possono rispondere per qualche possibile in diretta, però anche a lei l'invito di chiamare dopo la trasmissione, perché fare una diagnosi per telefono mi sembra un po' improbabile. Non so se volete rispondere brevemente, ma no, l'unica cosa che si può dire è che sicuramente noi siamo in fondazione, potrà venire adesso, poi magari ci lascia il recapito, vediamo sotto che forma, a fare una visita, così lo valutiamo e saremo in grado sicuramente di dargli una mano
attraverso una delle forme che abbiamo a disposizione. Quindi, per telefono il racconto è un po' difficile fare una diagnosi. Certo, dottoressa, invece io questa mattina mentre leggevo il suo curriculum mi ha colpito molto la parola intelligenza artificiale. Ecco, cosa significa l'intelligenza artificiale? Allora, l'intelligenza artificiale, diciamo, non entreremo qui nelle varie definizioni che sono state date nel corso degli anni. Per quanto ci riguarda, come ho detto all'inizio, noi ci occupiamo in particolare nel laboratorio che io dirigo dell'utilizzo delle tecnologie, di impiegarle ai nostri scopi. E anche l'intelligenza artificiale, attraverso dei sistemi, diciamo, che mimano il ragionamento umano. Quindi in genere quello che utilizziamo è permettere a un sistema di apprendere, di imparare dal comportamento di una persona e poi di essere in grado di rimimare lo stesso tipo di comportamento e quindi lo stesso tipo di scelte. Ad esempio, una cosa banale, se io sono abituata a fare un percorso all'interno della mia abitazione e di muovermi secondo un ordine preciso, il sistema può imparare da me quali sono le mie abitudini e quindi poi, per esempio, aiutarmi suggerendomi alcune cose. Un giorno che sto male ho dimenticato di prendere la terapia o alcuni comportamenti soliti, e nel caso in cui notasse un comportamento anormale, lo stesso sistema è in grado di inviare un segnale, una telefonata, un allarme, diciamo, al familiare, a chi è responsabile, a un caro che possa aiutarmi. Questo è uno degli esempi, diciamo, che possiamo fare per chiarire il concetto di intelligenza artificiale. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? È in onda? Ci sente? Pronto? Pronto? Sì, prego. Salve, no, io volevo fare solo una piccola cosa. Cioè, io infine credo che l'Italia in questo periodo deve comunque riprendersi da questa fase critica di cui è entrata a far parte dagli anni 90, purtroppo, da quando è entrata nell'Europa. L'euro e tutto ciò che ne consegue, ecco. Pronto? È caduta la linea. Non abbiamo capito bene l'intervento. Quando vuole ci può richiamare, però adesso dobbiamo dare la pubblicità assolutamente. Non sei solo, contattaci ai numeri 0696 71682 o 349 8398 187. Bancastop.com. Noi tu contro loro, uniti possiamo vincere. Eccoci di nuovo in diretta, prego dottor Mastro Rosario. Una domanda, non so di chi delle due dottoresse mi vuole rispondere, ma io tutte e tre, penso il dottor Sani. Si dice l'importanza della protesi che diventi qualcosa di accettato da parte del paziente. Ecco, che significa questo dal punto di vista proprio anche della percezione cerebrale? Come si realizza una condizione di questo tipo? Prego. Allora, vediamo. È un po' complessa come domanda. Esistono due tipi di accettabilità. Il primo è la cosiddetta usabilità, che possiamo espandere non soltanto alla protesi, ma anche a strumentazioni tecnologiche. Ma parliamo di cose semplici all'utilizzo degli occhiali. Una delle prime grandi scale di valutazione che è stata fatta per valutare quanto un oggetto fosse facile per l'uso comune e fosse accettato da un paziente è stata una scala adesso utilizzata ampiamente da tutti i ricercatori, che si chiama PIADS,
ed è stata fatta per l'utilizzo sull'utilizzo degli occhiali, perché anche indossare uno strumento che adesso è di uso comune, molto semplice come gli occhiali, effettivamente non è così facile. Quindi in generale, quando noi utilizziamo qualsiasi cosa che sia esterna al nostro corpo per le nostre azioni quotidiane, c'è un impatto. C'è un impatto che psicologicamente pesa e quindi deve essere accettato, deve essere valutato, quindi non soltanto lo studio dell'ergonomia, come tutti sappiamo, deve essere funzionale, facile, semplice, ma anche psicologicamente non deve avere un impatto negativo. Alcune delle domande, per esempio, che vengono fatte in queste scale di valutazioni sono: ti vergogni quando utilizzi i tuoi occhiali per strada mentre stai camminando? Quindi parliamo anche proprio di cose banali. Quindi il primo lato della risposta, la prima parte della risposta è riguardo, diciamo, l'usabilità vera e propria, l'accettabilità di uno strumento esterno. Per quanto riguarda poi la protesi, dipende da che tipo di protesi, di che tipo di protesi stiamo parlando, di quanto sia più o meno esterna al nostro corpo o più o meno collegata con tutto il nostro sistema nervoso. Quindi tenga presente, adesso senza entrare all'interno di circuiti, si sta naturalmente lavorando, ci sono i lavori sulla mano robotica, sul braccio robotico, e si sta cercando di attivare direttamente il cervello attraverso più spesso il segnale elettrico, quello, diciamo, che viene misurato, per capirci, con l'elettroencefalogramma. Quindi l'idea che il paziente ha richiama il meccanismo del movimento di una parte del nostro corpo e può essere trasmessa comunque attraverso lo stimolo impulso elettrico e ottenere il movimento. Quindi, e quello però è tutto un altro capitolo ancora. Ovviamente ultima parte della risposta è che deve essere accettata dall'organismo in toto, e quindi essendo una protesi, uno strumento che è esterno al nostro corpo, non deve dare nessuna reazione di rigetto. Quindi, diciamo, è un discorso un po' complesso. Però ecco, io spero, ho visto una delle partite che si svolgono proprio a Santa Lucia, sì, no? Vedere questi atleti che montano su queste carrozzine e fanno delle cose che noi comuni mortali, io non riuscirei a fare, insomma, non c'è dubbio. E magari si vede che è senza la gamba, senza, esatto, magari la protesi che ha lasciato nello spogliatoio. Certo. Ecco, che sforzo è stato fatto a livello proprio psicologico per riuscire a convincere quel soggetto a diventare una cosa così normale? Me la smonto, monto sulla carrozzina, mi metto a giocare a basket e poi riesco, me la rimetto senza che questo crei nessun tipo di trauma. Le rispondo con un esempio che dico a tutti: quando si parla della validità / valenzia della sport terapia, noi abbiamo uno dei nostri atleti, perché sono atleti a tutti gli effetti, adesso un po' grandicello, lui all'età di 19 anni ebbe un incidente con la moto e perse una gamba. Fu ricoverato al Santa Lucia proprio per una protesizzazione, e per l'intero periodo del ricovero, tutte le mattine, il suo primo pensiero la mattina era alzarsi, parlare col personale dicendo: io questa mattina mi voglio ammazzare. Gli facemmo provare qualche anno fa l'attività sportiva, quindi iniziò a fare basket in carrozzina, perché lui era ancora un bel ragazzo, quindi evidentemente amava lo sport inteso come calcio, e quindi aveva una certa riluttanza a fare basket. Beh, la faccio breve: oggi è sposato, ha 3 figli, ha vinto 15 titoli italiani e felicemente lavora. Quindi l'idea suicidaria di prima, con l'inserimento in un contesto diverso da quello che può sembrare a tutti quanti noi, quindi vedere che la vita non finisce quando perdi una gamba, anzi, ti può dare stimoli nuovi, è importante. E mi allego in questa discussione con un altro esempio, che è molto più vicino a me, mia madre. Si parlava appunto di accettabilità della protesi, è ipoacusica, ha messo le protesi acustiche a entrambe le orecchie, adesso, siccome sente troppo, forse sente troppe cose che non può sentire, ha una scarsa accettabilità delle protesi. Quindi dipende moltissimo da come la persona evidentemente vive questo strumento esterno, passatemi il termine, che gli stiamo propinando. Quindi nel caso di questo nostro ragazzo, oggi uomo, ripeto, padre di 3 figli, è stato pienamente accettato e fa parte del suo essere una persona normale. Ecco, possiamo fare un discorso costi-benefici, anche se può apparire antipatico, riguardo a quello che è il sistema sanitario, no? Se quella persona non fosse stata recuperata la pienezza della sua attività, quanto sarebbe costato alla società nel suo complesso questa mancanza, no? Invece averlo ricondotto a una vita normale, oggi è un cittadino che poi pagherà pure le tasse, insomma, l'attività che svolge. Beh, ma se pensiamo
lasciamo perdere magari il nostro amico Stefano, così sai anche di chi sto parlando in questo momento, Stefano. Pensiamo a uno dei 200.000 pazienti che ogni anno hanno un ictus in Italia. Mm-hmm. Ognuno di questi pazienti che noi non riusciamo a riabilitare costa alla collettività oltre 30.000 euro l'anno. E siccome oggi per fortuna questi pazienti sopravvivono nel numero importante di casi alla malattia, questo è un evidente costo per l'intera collettività. Quindi quello che si dice sempre, una buona sanità non è un costo, è un investimento per il futuro, perché ci consente evidentemente poi di risparmiare in altre voci di spesa che sono la sostenibilità di queste singole persone. Per non parlare poi di quello che è il peso sulla famiglia di questi soggetti, che insomma evidentemente spesso hanno difficoltà non indifferenti. La domanda non può essere cattiva, ma quanto il sistema sanitario concorre ad aiutarvi da questo punto di vista? Ma il sistema sanitario nazionale è pensato per garantire, come dico sempre, non tutto, o meglio, dovrebbe essere pensato per garantire non tutto a tutti, ma ciò che serve a chi ne ha bisogno. È la classica logica dei livelli essenziali di assistenza. Bisogna giustamente fare delle scelte, e questo è anche un altro concetto che esprimo spessissimo, bisogna investire su quelle realtà che oggi ti consentono, come il Santa Lucia, di produrre salute. Questa è la cosa fondamentale della sfida dei prossimi secoli. Queste parole le hanno dette anche il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Ah, l'ho copiata allora, non lo so. Ed è il nostro filmato, e il dottor Mattarella, il presidente Mattarella, quindi lo vediamo e poi lo commentiamo insieme, e ci dice se poi sono veri gli impegni che si prendono, perché quando parlano in pubblico lo dicono, poi vediamo che succede. Prego la regia. Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha visitato la Fondazione Santa Lucia di Roma, specializzata nella riabilitazione motoria e cognitiva di pazienti con deficit di origine neurologico. In occasione dell'evento, la Fondazione ha inaugurato il nuovo logo, simbolo di una stagione di forte impegno nell'ulteriore miglioramento della propria attività di riabilitazione e della comunicazione esterna. L'obiettivo dell'attività di questa Fondazione abbattere le barriere che sembrano alle volte impossibili da superare, eppure si riesce a farlo, perché è anche un crocevia della scienza, non soltanto dell'applicazione dell'assistenza, ma anche della ricerca, del continuo affinamento e perfezionamento dell'applicazione dei risultati della ricerca alle terapie, ma è anche un punto di incontro tra le, come ha detto il Ministro poc'anzi, tra le varie scienze diverse, tra i vari settori. Sembra a qualcuno, per qualcuno forse fuori di qui, può sembrare sorprendente che vi sia un contatto tra questo istituto e la NASA a Houston, ma è l'universalità della scienza, il superamento dei confini che questa comporta, che è un grande valore dei nostri giorni e che qui viene realizzato. Ora, luoghi come questo sono luoghi in cui si incontrano appunto dalla sofferenza delle famiglie alla speranza delle famiglie, all'impegno professionale, alla grande solidarietà, al valore e ai risultati della scienza. E io non potevo evitare, non ho potuto resistere al desiderio di esprimere l'apprezzamento per quello che viene fatto, il sostegno a questa speranza che accompagna quelli che qui sono assistiti e sono oggetto al centro dell'attenzione. Le speranze dei loro familiari, le speranze di coloro che lavorano qui professionalmente impiegando tutte le loro energie e il lavoro dedizione umana perché si possono abbattere le barriere. Esprimo un grande apprezzamento per quanto viene fatto, un augurio molto intenso e ai familiari che sono presenti un abbraccio di condivisione della speranza, della fiducia che viene così spesso realizzata di risultati positivi che si raggiungono sempre in questo istituto. Auguri. Pazienti, mamme, papà, fratelli, sorelle, le persone che
questa comunità vivono, perché questa non è un ospedale, questa è una piccola città in cui in tanti si cerca di fare ogni giorno un piccolo miracolo, che è quello di far parlare, camminare, rivivere, a volte semplicemente fare un gesto, insegnare un nuovo modello di comunicazione a persone di tutte le età, di tutti i ceti sociali, di tutte le nazioni che sono qui ricoverate. Questo è un posto bellissimo per la cura e la scienza italiana ed è una vera eccellenza della nostra regione e della nostra città. E queste devono essere le nostre sfide. Questo è un luogo per la transfrontaliera, devono venire dall'estero qua. E questo è un obiettivo che noi possiamo raggiungere, perché ancora oggi sono in partenza per gli Stati Uniti, dove finito qui, ma andiamo a fare con la partenza security. Noi siamo considerati uno dei primi paesi al mondo in grado di garantire servizi di grandissima qualità e eccellenza. Visitando questi posti, tutti quanti noi ci rendiamo conto perché. E ricordiamoci che sono accessibili, gratuiti e sono, diciamo, per tutti una grande fonte di speranza e di visione anche su quello che è il paziente malato. Quindi io veramente vi auguro un buon lavoro e come amministratore mi assumo la mia responsabilità sul futuro di questi studi. Una bella promessa, Sergio. Assolutamente sì, sono promesse che noi evidentemente abbiamo raccolto e abbiamo archiviato e al Ministro non perdiamo occasione di ricordarlo, ma insomma, obiettivamente sappiamo che il Ministro da questo punto di vista ci sta seguendo, sappiamo anche che il Presidente Mattarella ci sta seguendo, adesso non vogliamo svelare troppi segreti, ma non ci sono segreti da questo punto di vista, perché obiettivamente la Fondazione Santa Lucia è un patrimonio della Nazione, quindi ribadisco e tranquillizzo tutti quanti che la nostra attività prosegue e proseguirà almeno per i prossimi 100 anni, poi tra 100 anni vedremo. Torniamo proprio sulle attività, dottoressa Sera, lei mi ha detto che è anche una psicologa psicoterapeuta. In tutte le attività che voi svolgete all'interno del Santa Lucia usate un approccio multidisciplinare, quanto è importante questo, lo ribadiamo? È assolutamente essenziale, nel momento in cui si progetta un intervento terapeutico su un paziente è essenziale che ci sia un lavoro di equipe tra le diverse figure professionali ed è anche essenziale che ad esempio le attività di ricerca e le attività cliniche si parlino fra di loro e quindi ci sia una comunicazione. Perché? Perché attraverso l'esperienza clinica è possibile in qualche modo sviluppare filoni di ricerca che siano tagliati sulle esigenze del paziente che si sta in questo momento studiando e valutando, quindi è essenziale che ci sia un approccio che coinvolga le differenti figure professionali. L'aspetto multidisciplinare diventa fondamentale. Assolutamente sì, l'interazione multidisciplinare, il lavoro d'equipe, lo scambiarsi informazioni aiuta sicuramente nel progetto terapeutico, ma aiuta anche ad esempio i ricercatori clinici a farsi venire delle idee innovative, certo, per affrontare il problema in modo nuovo, la malattia in maniera diversa, assolutamente. Abbiamo una telefonata, sì. Pronto? Pronto in onda, prego. Ci sente? Pronto? Sì, prego. Senta, volevo una informazione. Mia moglie c'ha l'Alzheimer. Sì. Volevo sapere se funziona la fisioterapia, perché mi hanno detto che non funziona né spalla, è tutta una presa in giro. Guardi, vediamo, perché proprio a inizio trasmissione la dottoressa Serra mi aveva detto qualcosa sull'Alzheimer, giusto? Qualche ricerca? Sì, allora da noi abbiamo in campo insieme alla dottoressa Anna Chiari, che è responsabile di un progetto di riabilitazione cognitiva specifica sulla malattia di Alzheimer. In questo tipo di pazienti è essenziale che vengano proposti degli esercizi ad hoc specifici per le differenti funzioni cognitive che possono migliorare le capacità cognitive del paziente. Ovviamente prima si interviene più è facile ottenere un risultato a lungo termine, duraturo e efficace. Naturalmente in questo momento parliamo di una malattia che ha delle cure che ci permettono di rallentare la progressione della malattia, purtroppo ancora non si è riusciti in ambito
internazionale a debellare la malattia di Alzheimer, ma quello che possiamo fare è, insieme ai farmaci, anche fare delle terapie cognitive per stimolare e mantenere in allenamento le diverse aree del cervello, e questa per esempio è una delle cose che facciamo da noi. Quindi non è assolutamente vero che la fisioterapia non va bene per la malattia dell'Alzheimer. La fisioterapia, probabilmente il signore si riferisce alla terapia motoria, ma in generale sia l'attivazione motoria e in associazione alla terapia cognitiva vanno bene per il paziente con la malattia di Alzheimer. Pronto? È in onda, prego. No, è caduta la linea. Prego, dottor Mastro Rosato, visto che preparava qualcosa. Volevo fare una domanda perché faccio ancora riferimento a questa nostra rivista, perché siamo partiti nel reparto della sanità dal professor Musumeci, che ci ha fatto vedere il cuore bionico. E poi c'è un articolo che riguarda il Santa Lucia, dove si dice sviluppare protesi con un'intelligenza superiore capace di rilevare l'errore e correggerlo in corsa. Cioè, siamo quasi non come dal meccanico che compra un pezzo nuovo. Non è proprio così, ma ecco, riguardo invece a questo tipo di condizione, proprio quando si dice sviluppare protesi con un'intelligenza superiore, che vuol dire? Ma immagino che probabilmente facessero riferimento a quello che ho spiegato prima, cioè l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che non fa altro poi che mimare l'intelligenza umana, perché ricordiamoci che l'intelligenza superiore poi è sempre quella umana. Ritornando all'approccio multidisciplinare, questi sono alcuni degli esempi concreti del lavoro di equip. Tenga presente che noi lavoriamo in equip che sono formate non soltanto, come ci si aspetta, diciamo, da medici, biologi, psicologi, ma da bioingegneri, da ingegneri informatici, da matematici, da fisici, quindi è l'insieme di tutte queste tecnologie, di tutte queste conoscenze che poi permette appunto di raggiungere risultati di quel genere. Ecco, e quindi dal punto di vista organizzativo, e non solo organizzativo, come dire, preso dall'aspetto medico, ma anche da quello finanziario, no? Perché queste cose poi hanno la possibilità di sorreggersi se dietro ci sta la possibilità di affrontare i costi che tutto questo comporta. Quindi una ricerca avanzata di questo tipo che affrontate come? Che affrontiamo spesso con dei finanziamenti ad hoc, che fanno evidentemente riferimento a dei progetti che vengono presentati normalmente al Ministero della Salute, o in alcuni casi, la dottoressa Nichiarico evidentemente è una delle nostre massime esperte nel settore a livello europeo, con dei finanziamenti appunto della Comunità Europea. Ma sono delle attività che dobbiamo sempre considerare in un contesto generale. È vero che sono progetti di ricerca che magari possono costare anche 1 o 2 milioni di euro, ma quello che poi succede alla fine del progetto di ricerca, e questo è uno degli obiettivi che come istituto scientifico ci poniamo sempre, è di traslare, cioè trasferire i risultati della nostra ricerca dal laboratorio al letto del paziente, o nel caso specifico a casa del paziente. Quindi questi prodotti sono prodotti che possono poi essere utilizzati dalle persone, non per forza quelle ricoverate, ma quelle che stanno nella propria abitazione, attraverso una domotica, cioè un rifacimento, passatemi il termine, della nostra abitazione, che risponda utilizzando magari degli stimoli che ci vengono al nostro cervello, con un semplice sensore che trasmette a un computer e attraverso il computer riesco a comandare alcune realtà, che possono essere il telefono, piuttosto che la televisione, piuttosto che la tapparella, piuttosto che la luce. Ecco, non c'è dubbio che quindi tutto questo comporta un tipo di disponibilità finanziaria importante, no? All'inizio, ma poi una volta entrati in regime, come le macchine elettriche, inizialmente costavano tantissimo, adesso si stanno sempre più sviluppando perché evidentemente c'è un'offerta che in qualche modo viene soddisfatta dalla domanda. Siccome noi abbiamo purtroppo, come dicevo prima, una casistica importante, parliamo di decine e decine di migliaia di pazienti che hanno con necessità di questo tipo, sicuramente riusciremo in tempi brevi poi a trasferire questi nostri risultati, cosa che già facciamo in questo momento, su ampia scala, e quindi tutte quante le persone potranno utilizzare. Quindi si riesce a superare anche quell'aspetto dove la ricerca ha bisogno di pazienza? Assolutamente sì. Bene così. Noi non abbiamo ancora detto però che voi lavorate sugli anziani ma anche sui bambini, giusto? Un'eccellenza per la riabilitazione dei bambini, dottor Salvi al Santa Lucia. Ecco, come riuscite a passare dall'anziano al bambino? Che differenze ci sono? Beh, le differenze, come possiamo immaginare, certo, sono importanti e non soltanto anagrafiche.
sulla parte pediatrica noi abbiamo un settore, e la dottoressa Morelli è stata anche vostra ospite in passato, è la responsabile del servizio di radiazione infantile, dove, mi piace ricordarlo, noi oggi seguiamo oltre 200 bambini in regime ambulatoriale, quindi sono bambini che hanno problematiche di diversa natura, da paralisi cerebrale infantili piuttosto che malattie rare, e che riescono a trovare all'interno del Santa Lucia una risposta ai loro bisogni di salute. Non dimentichiamoci che la risposta di bisogno di salute al bambino corrisponde anche a una risposta ai genitori, perché ognuno di noi può trovarsi in un qualunque momento della propria vita a dover affrontare problematiche importantissime, e quando queste colpiscono una persona di una certa età, diciamo che fa parte della vita naturale. Quando colpiscono un bambino appena nato, evidentemente l'impatto è decisamente diverso, e quindi è necessario che ci sia un'attenta e puntuale presa in carico dei bisogni, proprio per riuscire poi a soddisfare sia le necessità riabilitative del bambino, ma anche evidentemente quelle dei genitori che supportano la Fondazione Santa Lucia, o comunque il centro di riabilitazione, è voluta questa separazione, in tutto quello che è il percorso che inizia nel momento in cui si fa la diagnosi e termina evidentemente quando finisce la vita della persona. Ecco, da questo punto di vista quanto è importante il coinvolgimento della famiglia e quindi il supporto anche da dare alla famiglia, perché poi chi paga il prezzo maggiore proprio sono i genitori magari, no? Certo. È fondamentale, ma non solo per il bambino, anche per l'anziano, cioè, c'è bisogno sempre di condividere con la famiglia le aspettative, gli obiettivi, prepararli al ritorno a casa, è per questo che noi abitualmente lavoriamo facendo costantemente delle riunioni di equip che poi si rivolgono al familiare, li coinvolgiamo, quindi li rendiamo partecipi, loro devono lavorare con noi, sono una parte attiva del progetto riabilitativo. Ricordavamo prima, in un attimo di pausa, chiedevo a loro: ma è vero che avete dei macchinari della NASA? È vero, dottoressa? Sì, c'è un laboratorio dedicato, è quello del professor Laguaniti, che si occupa anche di fare esperimenti, ha fatto esperimenti con la NASA, forse il direttore sanitario poi in dettaglio. Sì, su questo è più preciso di me. Sono anni che collaboriamo sia con l'Agenzia Spaziale Italiana, sia l'Agenzia Spaziale Europea e ovviamente anche con la NASA. Abbiamo nel passato mandato diversi esperimenti su due voli shuttle e recentemente la Cristoforetti ha svolto diversi esperimenti nella stazione orbitante. Il tema che ci ha da sempre intrigato è quello della cosiddetta plasticità neuronale. Forse non tutti quanti noi sappiamo, io non lo sapevo, infatti ho appreso anche parlando con il professor Laguaniti, che un astronauta che ritorna da una missione spaziale, soprattutto se di lunga durata, e l'esempio della Cristoforetti è abbastanza eclatante in tal senso, quando torna sulla Terra ha esattamente la stessa condizione di clinica come se avesse avuto un ictus. Infatti, se ci fate caso, se vi cercate su internet il rientro della Cristoforetti, lei non esce dalla capsula con le sue gambe, ma viene presa letteralmente di peso. E quello che si è verificato è che evidentemente in questi soggetti la risoluzione della problematica è fisiologica, si fa un po' di riabilitazione e quindi non c'è nessun danno. Quindi quello che ci ha da sempre intrigato è cercare di capire come in un soggetto che vive nello spazio e ritorna dopo un periodo di tempo relativamente breve la situazione si normalizza, perché non possiamo utilizzare gli stessi meccanismi che madre natura dà nel quotidiano. Cerchiamo di capire quali sono i meccanismi che si verificano in un astronauta per che ha avuto un ictus, come poterla riabilitare. Esattamente. Breve. Cerco di trovare la soluzione, quindi la strategia che usa l'astronauta, quindi quali sono quei meccanismi che qui appunto i neuroscienziati ci danno una mano per andare a studiare il cervello nelle specifiche cellule e capire quindi quali sono i meccanismi che poi io devo andare a stimolare per far recuperare al massimo un paziente che ha avuto un ictus. Vedo che lei annuiva, sì, prego. Perché si tratta di andare a capire qual è la resilienza del cervello, cioè qual è quell'aspetto che resiste al cambiamento, in questo caso, nel caso dell'astronauta, perché è all'interno di una condizione ambientale. Le autodifese che mette in piedi. Sì, noi, il nostro cervello ha una serie di, un bagaglio, diciamo, una riserva che rimane lì, che utilizziamo solo nel momento opportuno, che ci consente di recuperare alcune abilità perse. Nel caso della Cristoforetti ovviamente è molto più semplice perché è una persona giovane, allenata con un cervello giovane. Nel caso degli anziani, nel caso dei pazienti con patologia neurologica, comunque questo aspetto di riserva, che viene definita riserva cerebrale, agisce e consente ad esempio di compensare alcune
alcuni danni cognitivi che possono emergere in seguito, ad esempio, all'ictus piuttosto che non al processo degenerativo. La ricerca si sta molto focalizzando su questi aspetti di riserva cerebrale, perché sono quelli che ci consentono di capire per quale motivo un paziente, ad esempio, sviluppa certi sintomi e un altro paziente con la medesima malattia non sviluppa gli stessi sintomi o allo stesso livello. Quindi ci deve essere un qualcosa all'interno del nostro cervello che viene, come dire, utilizzato in maniera diversa. Capendo questo, sarà possibile anche trovare delle strategie per agire e quindi per potenziare le capacità che poi... La guarigione viene dallo spazio stavolta. Quanti passi in avanti con la buona ricerca comunque che facciamo. Comunque ringraziamo il direttore sanitario, il dottor Sarvia, grazie, il dottor Sanni Chiarico e la dottoressa Serra. Grazie mille di essere stati con noi, grazie a voi, a domani. Non si arrendono mai.